arrivano conferme su molti dei sospetti che i telespettatori del GF avevano maturato durante l'ultima edizione. Quest'anno la popolarità dei reality ha iniziato a calare, e questo a causa dell'insoddisfazione riguardo alle dinamiche tra i concorrenti, che presumibilmente sono decise nei minimi dettagli dalle produzioni. Riguardo al Grande Fratello in particolare, i telespettatori non hanno apprezzato le forzature in merito alla storia d'amore tra Perla e Mirko, e ora spunta un'altra decisione da parte di Mediaset che ha fatto saltare dalla sedia chi aveva già qualche sospetto. I concorrenti del GF comandati come burattini, ecco l'ultima novità che ha deluso, di nuovo, il pubblico. Un post sui social sta facendo impazzire i fan degli ex concorrenti del Grande Fratello. Il rumor confermerebbe alcuni sospetti su decisioni architettate da tempo e fatte passare per eventi casuali. Ma andiamo con ordine, tutti ricordano senza dubbio i fatti che hanno interessato Anita, la concorrente NIP del Grande Fratello. Fidanzata con Edoardo, capitola tra le braccia di Alessio Falsone, il fidanzamento storico va a picco. Dopo alti e bassi, tira e molla tra Anita e Falsone, e pessime figuracce per il povero ex fidanzato, i fan approvano la nuova love story tra gli ormai ex geffini. Edoardo però ha tentato più volte di rivedere Anita, forse per ricucire la relazione una volta che tutti erano lontani dai riflettori. Nel frattempo, Alessio e Anita hanno fatto sapere che la loro relazione è giunta al termine, comunicando ai fan cosa è successo per filo e per segno, e concludendo con un messaggio molto chiaro: per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta. Dagli esperti di gossip, però, è arrivata una doccia fredda. Sia Deianira Marzano che Amedeo Venza hanno svelato che Edoardo ha fatto il casting per Temptation Island. Casualmente adesso sia lui che Anita sono singole e presumibilmente li vedremo entrambi al reality. Questa dinamica, però, ha fatto infuriare alcuni telespettatori, perché darebbe conferma del fatto che di reale, nei reality, c'è davvero ben poco. Non resta dunque che attendere e verificare se i sospetti sono giustificati, ma soprattutto se Temptation Island sarà seguito oppure snobbato. In fondo, negli ultimi mesi il pubblico di Mediaset ha già fatto capire che è stanco di alcune dinamiche, e l'insuccesso dell'Isola dei Famosi ne è un'altra prova. Come una storia d'amore, dunque, ci sono i segnali. E se la dirigenza Mediaset non ha intenzione di coglierli potrebbe sperimentare una grossa delusione.